sicuramente la società leader nel mondo dei pagamenti e del capital market, una delle società importanti del capital market in Italia, ed è una società che ha una forte espansione anche in termini internazionali, avendo una presenza in Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Brasile e Stati Uniti. Noi siamo una società ovviamente quotata da moltissimi anni, che però è passata attraverso varie fasi di ristrutturazione, ora sta affrontando un percorso completamente diverso rispetto al passato, ha un flottante molto basso, la nostra intenzione è di portarlo a un flottante molto elevato per ambire nell'arco di un anno arrivare ovviamente a una qualificazione allo Star, che come sappiamo ha un minimo richiesto di flottanza del 35%, quindi questo tipo di percorso per noi è importante, quindi la nostra presenza qua proprio per cominciare a farci conoscere e insieme portare questo percorso a compimento. Ma in questa fase diciamo che per molte persone e per molte società le compliance possono essere viste come un elemento sicuramente restrittivo, per noi è un elemento estremamente interessante perché ovviamente creano lavoro, è una battuta ma per dire fondamentalmente che il mercato è composto da due crescite, una di tipo naturale che è quella relativa ai pagamenti e alle loro evoluzioni che sappiamo essere in questo momento tantissime, quindi una crescita importantissima da questo punto di vista, e una crescita diciamo invece sempre di tipo organico dettata ovviamente dal mondo delle compliance, quindi dei regolamenti che sono e che mettono i cambiamenti. Direi che la PSD2 in questo momento ha introdotto nel nostro mercato una variabile enorme, per cui ha amplificato il numero dei clienti a cui noi ci possiamo rivolgere, ha amplificato notevolmente il numero delle operazioni a cui il nostro software può risolvere come tipo di necessità di questi operatori nuovi, quindi da questo punto di vista per noi il mercato è fortemente in crescita.